Salve, ancora una volta e scusate se per ben 2 settimane non mi sono fatto vivo. Comunque, rompo il silenzio per manifestare il mio sconcerto nei confronti di quel vandalismo che si è realizzato per colpa degli hooligans olandesi nella mia città, Roma, perché sono stanco, sinceramente, che continuino a distruggere e a saccheggiare questi vandali la nostra urbe. Ma com'è possibile che gli permettiamo di fare tutti sti scempi, tutte ste zozzerie? Ma perché non se le vanno a fare a casa loro queste cose? Poi io dico, ma la responsabilità di chi è? Va bene, sarà anche del porco, ma di chi lo alimenta ancora di più? Quindi il sindaco di Roma, il prefetto, il questore, il commissario non saranno anche loro responsabili? Poi che questa storia che il governo olandese non vuole pagare i danni dopo che hanno distrutto e saccheggiato mezza città, mezza Roma, loro non si fanno carico dei loro teppistelli, ma se li tengano loro, anzi gli diano l'ergastolo. Non si può fare questo. Voglio vedere se io vado in Olanda ad Amsterdam a fare le stesse cose, che loro hanno meno opere d'arte che noi, come mi mettono in galera. Il fatto è che noi siamo italiani e con i politici che abbiamo, che non ci facciamo rispettare, fanno quello che vogliono di noi e delle nostre opere d'arte, della nostra memoria storica che noi non sappiamo difendere. Perché io direi da adesso in avanti gli hooligans non entrano più nelle città italiane, anzi, i tifosi non passano per nessun centro storico italiano. Non è possibile che ci distruggano tutto il nostro patrimonio artistico per del calcio, che per me è l'oppio del popolo. Non serve a niente il calcio, solo a devastare le città. Quindi devono andare direttamente allo stadio senza passare per il centro urbano, perché non sono dei turisti che spendono. Solo Allora saccheggiano, io solo mi ripeto, distruggono. di chi è la colpa? Adesso rientro a Solo degli casa. hooligans che si Sta trovavano lì? diventando notte. Oh, per caso? O anche dei nostri politici, responsabili della difesa civile, della polizia, delle forze dell'ordine, sempre assenti quando servono. E poi invece al momento che ti devono multare, vietare il transito, sono sempre presenti. Io credo che bisognerebbe anche fare una penalizzazione a tutti quelli che non hanno saputo prevedere lo scempio e il sacco di Roma, perché anzitutto sono responsabili di fronte alla storia per i danni che hanno lasciato perpetuare, che saranno irreversibili, e poi responsabili anche di fronte a noi, la cittadinanza di Roma. Ci sarà mai una forza politica che voglia dire basta a queste manifestazioni di violenza nelle nostre città, non solo da parte di stranieri? Mettere un halt a che questi tifosi scorazzino liberamente, allegramente per le nostre città di qua, di là, scodinzolino di qua e di là, andando a distruggere di qua e di là, non solo dove si trovano, ma anche vanno di qua e vanno di là e vanno in su e in giù? Bisogna dire no allo scorrazzamento di questi tifosi, che vadino direttamente allo stadio con i pullman e che ritornino all'aeroporto quanto più presto possibile. E quindi ci sarà un partito politico disposto a mettere un freno a queste prepotenze, anche se il calcio ci porta molto denaro nelle casse dello Stato. Poi però dobbiamo spendere del denaro molto per recuperare il nostro patrimonio artistico, quando è possibile recuperarlo, perché magari non si può recuperare. E quindi che dobbiamo rimanere con delle cose sfregiate per sempre, come l'opera del Bernini, soltanto per avere un po' piene le casse dell'erario di Roma o di qualche altra città italiana? Dobbiamo prostituire le nostre città e le nostre opere d'arte per 4 miseri pugni di euro che lascia il calcio ogni anno? È ora di ribellarsi.
è che per me il calcio è sempre stato un oppio dei popoli, una droga e una schifezza che serve soltanto, come si è dimostrato nel caso degli hooligans olandesi, per appartare 80.000 energumeni dai centri abitati allo stadio. E in questo caso loro si tolgono la feccia dall'Olanda e ce la mandano a noi. Perché non facciamo altrettanto allora? Mandiamo i nostri tifosi violenti ad Amsterdam che rompano tutto. Voglio vedere se poi non chiedono all'Italia i danni. Loro intanto non ce li vogliono pagare. Danni morali, danni penali, danni legali, danni materiali. E poi magari i turisti non vengono più in Italia. Se vedono i rischi che ci sono ogni volta che c'è una partita di calcio, ci rovinano il turismo questi hooligan olandesi. E chi si fa carico poi del turismo che non viene più? Il governo dell'Olanda? No, no, no. Il governo Marini? No, no, no. Alemanno? No. Fonsi? Matteo Renzi? No, 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 no. Giorgio Napolitano, no. Mattarella, no, 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 no. Come diceva, adesso non mi ricordo che comico, Renato Mondaini, no? Renato Vianello, no, no. Noi Chi mi no, risponde? no, io no, no, Io no, 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 io io no. Così no. fanno i politici. Noi no, no, noi no. Ah, gli altri no, gli altri no, neanche loro, neanche gli altri no, no, gli altri no, 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 gli altri no. E chi ne risponde? Tu, come cittadino, con le tue tasse, sei colpevole. Perché? Perché non segui il calcio, non sei tifoso e non sei andato a rompere anche tu la tua città. Tanto comunque pagavi lo stesso. Almeno condividevi la distruzione con gli altri. Cose da pazzi. A questo ci portano, a questo ci riduciamo con la classe politica che abbiamo. Vabbè, vi lascio. Oggi è sabato. Sì, è sabato. Volevo fare un video sul carnevale. Ogni scherzo vale, perché finisce oggi. Però non ho fatto in tempo. Comunque lo postergo, perché è una riflessione sul carnevale, mica mi metto in maschera. Se lo riesco a fare, lo farò in settimana. Allora, grazie di seguirmi. Saluti a Pietro Trevisan e a... Aspetta. Laura Pezzino e a tutti quelli che mi hanno messo dei commentari ultimamente, non me li ricordo tutti. Grazie, ci rivediamo. Ciao ciao, questo è stato il mio pensiero sugli sfregi che hanno fatto i tifosi a Roma, che sono responsabili soprattutto i politici, i dirigenti, i funzionari e i responsabili della sicurezza che non ha fatto nulla per evitarlo. Dovrebbero loro soprattutto pagare con i loro stipendi le distruzioni dei teppisti, visto che gli olandesi se ne fregano. Hai capito? Mira l'olandesina, mira. Neanche mettono il sapone per lavare la città. Ciao.